Dopo la presentazione del progetto per un nuovo porto studiato dal Movimento 5 Stelle, ieri si è tenuto un incontro tra il candidato a sindaco De Pasquale e la presidente dell'autorità portuale Carla Roncallo. Ce ne parla Luca Borghini. Siamo soddisfatti per la disponibilità del presidente Roncallo a incontrarci ed aver avuto un costruttivo scambio di vedute sul futuro del porto. Così il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Francesco De Pasquale, al termine dell'incontro con la presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, Carla Roncallo. All'incontro, avvenuto nella sede di Viale Colombo, hanno partecipato anche gli aspiranti assessori Matteo Martinelli e Andrea Raggi, quest'ultimo designato ad acquisire deleghe alle attività produttive ed economia del mare. Ha esposto al Presidente il progetto del Movimento 5 Stelle per un porto a 5 stelle, progetto che, lo ricordiamo, ha l'obiettivo di separare la funzione commerciale del porto, che dovrebbe essere creata a Levante, e quella turistica con porticciolo e stazioni marittime sul Molo di Ponente. La Presidente si è detta disponibile a ragionare sul futuro del porto con chi amministrerà la città nei prossimi anni e ha ben accolto la richiesta di incontro da parte del Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo, la Presidente ha ribadito la mission dell'autorità portuale, cioè quella di incrementare i traffici commerciali e per questo li vede di buon occhio l'ampliamento di attuale scalo marittimo, un elemento di divergenza con la proposta del Movimento 5 Stelle, per cui si dovrebbe valorizzare la struttura esistente con un'area riservata di porto che si andrebbe ad aggiungere al già presente club nautico. Non sono mancati però gli elementi di convergenza, la necessità di un travel lift per le aziende della nautica, proposta presente nel progetto pentastellato e condivisa dalla Presidente Roncallo. Porto dovrà diventare una risorsa anche per i cantieri nautici, ha sottolineato Raggi. Inoltre, anche l'incremento del traffico crocieristico è stato un tema condiviso. Il nostro intento, ha spiegato Raggi, è quello di trasformare in una convivenza felice la convocazione commerciale, industriale e la necessità di un porto turistico che non sia impattante sull'ambiente. Sostanziale uniformità di vedute anche sulla necessità di intervenire quanto prima col progetto di Waterfront, con particolare riferimento ai lotti 2 e 4, che riguardano la qualificazione di Paita Verazzano e il rifacimento della diga foranea, interventi che darebbero sicuramente lustro a Marina, ha sottolineato il candidato sindaco. Sicuramente c'è stata convergenza sulla necessità, ha commentato De Pasquale, e ci auguriamo che questo sia il primo di una serie di incontri che vorremmo continuare anche quando saremo chiamati ad amministrare il comune nell'interesse dei cittadini.